Buongiorno, mi presento velocemente il Rivera Bonehead che nasce negli anni 90 dallo sviluppo di Port Rivera con Steve Lukather per dare vita a una testata che praticamente rispondesse a tutte le esigenze di Luke. Si dice che il pre di questa testata sia stato plasmato da quello che era il Custom Audio Electronics, il 3 Plus, 3, 3 Plus. Che era a sua volta un'evoluzione dell'X88R di Soldano. Sostanzialmente abbiamo un canale pulito con la sua equalizzazione e push-pull su ogni controllo, quindi sui bassi, medi e alti, che cambiano radicalmente il suono e che diciamo sono un po' il marchio di fabbrica di Paul Rivera sin da quando modificava i primi Fender Deluxe, che hanno fatto la storia e che tutti i turnisti di Los Angeles usavano a cavallo fra gli anni 70 e i primi 80. Un po' il suono di Beat It che sentite sul disco, su Thriller, lì è Luke con la sua Les Paul 59 e il Deluxe modificato da Rivera. Piccola chicca, aveva fatto tutte le parti con i Marshall, ma Quincy Jones preferiva il suono del Fender, che era un po' più morbido. E gli fece rifare tutte le parti con il Fender. Comunque, a parte questo, abbiamo il controllo di Precon in questo clean, il controllo del secondo canale senza i push pull e il terzo canale uguale senza i push pull. Sul finale abbiamo Presence e Focus che agiscono entrambi sulla risposta degli altoparlanti e lo slow bottom che era usato per regolare il sub che era stato sviluppato insieme a questa testata. La cosa bella è che ogni canale ha il suo boost completamente controllabile dal foot switch, quindi praticamente abbiamo sei suoni completamente diversi sulla nostra testata. Quindi sul pannello basta premere qui su ogni canale, puoi anche presettarlo da prima e quando cambi il canale trovi il boost attivo. O dal suo foot switch incluso. Andiamo a sentire come suona nel send return che vede effect level, send level, return level e effect blend per darci quindi tutte le principali armi per controllare i nostri effetti. Io ho inserito un Boss DD2 e un RV3, quindi un setup abbastanza semplice. Vi faccio sentire come suona il clean. Adesso ci sono i bright in evidenza, ma se io vado a accendere il boost, vediamo come praticamente ottengo un crunch a tutti gli effetti. Sul secondo canale entriamo proprio nei territori lucateriani. Il boost già praticamente diventa un suono adatto a alcuni solismi.
canale 3 è un po' più aperto ancora. Grande ampli.